Un libro edito dalle Paoline che raccoglie lettere e storie di speranza nelle stanze della malattia terminale. Si intitola La notte può attendere ed è curato da Elena Miglioli, giornalista e responsabile della struttura comunicazione dell'azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova. Ciao Elena e benvenuta. Ciao, Grazie grazie. Grazie a te a per voi. aver accolto il nostro invito. Allora, perché hai scelto di raccogliere queste lettere, queste storie di speranza, ma anche di sofferenza, di coloro i quali vivono in questo hospice, una struttura in cui il malato e i suoi cari possono vivere gli ultimi giorni della vita? Allora, innanzitutto mi sembrava doveroso comunicare al mondo, cioè quindi ai pazienti, ai loro familiari, ai professionisti, ai volontari che operano all'interno di queste strutture che è possibile vivere con dignità e intensità e anche sperare fino all'ultimo giorno, per cui la vita è un bene preziosissimo e vale la pena viverla fino alla fine. Per quanto riguarda poi la genesi del libro, io lavorando qua come responsabile della struttura comunicazione ho avuto modo di lavorare con le cure palliative a livello di campagne di sensibilizzazione, a livello di organizzazione eventi, per cui avevo già conosciuto la struttura, sapevo come lavoravano e sono stata un po' contagiata da questo spirito. Dopodiché ho saputo all'interno del reparto era custodito questo diario che raccoglieva le testimonianze dei pazienti e dei loro familiari e ho chiesto di poterlo leggere e leggerlo è stata una scoperta, nel senso che mi sono accorta che non solo è possibile sperare anche negli ultimi giorni, ma è possibile, come dicevo prima, vivere veramente un concentrato di vita negli ultimissimi giorni. E quindi ho scelto di addentrarmi in questo mondo. Non è stato facile perché non posso dire che è stato facile, nel senso che l'ho preso e l'ho lasciato diverse volte, facendo un po' di fatica anche personale perché ho avuto delle vicende personali, familiari di malattia e poi però il libro si è scritto anche un po' da solo, come capita sempre quando si scrive, secondo me. Hai dovuto lottare, magari all'inizio non eri proprio convinta di voler raccogliere queste lettere, queste storie, magari di volerle rendere pubbliche, e poi hai pensato che è bene anche condividere certe situazioni, certe storie. Io ho pensato soprattutto che fosse un bene diffondere questo messaggio di speranza, cioè dire a chi avrà a che fare o ha avuto a che fare con questo mondo della malattia terminale o della malattia in generale, perché penso che i lettori possano essere anche non solo coloro che hanno a che fare con questo mondo, ma con il mondo della malattia e anche della sofferenza in generale. Ho voluto dire a tutti che c'è una positività anche in questi momenti. Ho dovuto lottare perché comunque è un carico di dolore non indifferente entrare nelle storie di questi pazienti. Poi, come dicevo prima, durante la stesura del libro ho avuto la malattia di mia madre che si è ammalata di tumore, poi è guarita fortunatamente, grazie al cielo, però quando lei stava male l'ho preso e l'ho lasciato diverse volte. Poi io sono stata ricoverata per un intervento piuttosto pesante e niente di paragonabile ai vissuti di questi pazienti, però diciamo che anche questa concomitanza di eventi è stata da una parte una fatica e dall'altra un incoraggiamento a scrivere, perché ho avuto una coscienza maggiore di quello che stavo scrivendo, cioè di cosa vuol dire essere dall'altra parte del letto, di cosa vuol dire aver bisogno di uno sguardo umano da parte del personale, da parte dei volontari, di coloro che ti aiutano ad alzarti dal letto quando hai bisogno. E quindi questo è un po' quello che ho vissuto. Vuoi condividere con noi, Elena, una delle storie, magari anche uno stralcio di lettera che vengono raccolte nel tuo libro, se c'è qualcosa che ti ha particolarmente colpito, ti ha lasciato il segno? In questo momento non ce l'ho davanti. Comunque, beh, io ho una storia particolare che mi ha colpito e che ho deciso di scriverla perché ero legata anche da un'amicizia personale, nonché da un rapporto professionale, è stata quella di un primario, cioè un direttore di struttura della pediatria qui dell'azienda ospedaliera di Mantova, che
che era anche un intellettuale, quindi ha avuto un ruolo nell'Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova e quindi era molto legato alla musica e io avevo la passione per la musica come lui, per cui c'è stato un grande scambio a livello culturale, umano e professionale. E questo mi ha lasciato il segno in particolare. Un'altra bella storia è quella di un artista, uno scultore di Mantova. Ho intervistato la moglie, sono andata dalla moglie, ho parlato con lei e mi ha raccontato un po' la sua storia, mi ha fatto vedere il suo atelier, mi ha mostrato le sue opere. E anche lui mi ha colpito molto, questo anche perché io ho una passione per l'arte, per la musica in generale, quindi mi hanno appassionato. Poi devo dire che in generale, al di là delle lettere, parlare con le persone, cosa che io ho fatto per estrapolare queste storie che poi si possono leggere nel libro, è un modo di arricchirsi veramente, perché si entra nell'anima dell'altra persona, per cui e nascono anche dei rapporti, cioè il libro è una sorta di viaggio in cui si fanno degli incontri che sono importanti. Poi non dico che si stringono sempre delle amicizie, perché queste persone che ho sentito non diventeranno mie amiche, però si approfondiscono dei rapporti, c'è uno scambio umano molto interessante, questo è quello che vorrei dire che mi ha lasciato il segno. Poi vorrei aggiungere che c'è un personaggio, l'unico di tutto il libro, che viene nominato, cioè che ha un nome, mentre per i personaggi reali ho deciso di non mettere i nomi. Per questo personaggio, che è frutto della mia fantasia, ma che incarna in realtà tutti i malati, tutto il dolore, tutte le domande esistenziali che ogni essere umano si pone, e si chiama Amelia, questo è frutto della mia fantasia, fa degli incontri straordinari, fa l'incontro con una bambina che è a metà tra, non si capisce bene se è un angelo o che cos'è, incontra la nonna morta che viene a trovarla dall'aldilà e fanno una conversazione sotto le stelle, diciamo notturna, e scrive una lettera a Dio. Quindi mi sono immedesimata in questa malata terminale, che è un po', come dicevo, a tutti i malati terminali e tutti gli uomini, direi, nel suo tentativo di dare una risposta alle domande esistenziali. A me ha colpito a pagina 56 la preghiera del donatore che hai riportato tra le pagine di questo libro. La vorrei condividere anche con gli amici che ci stanno seguendo. Verrà il giorno in cui il mio corpo giacerà sul lenzuolo bianco, rincalzato con cura sotto i quattro angoli di un materasso di ospedale. A un certo punto, a un certo momento, un medico dichiarerà che il mio cervello ha cessato di funzionare e che la mia vita si è fermata a tutti gli effetti. Allora non chiamate quel letto il mio letto di morte, chiamatelo il letto della vita e lasciate che tutte le parti del mio corpo vengano utilizzate perché altri possano vivere meglio. Date i miei occhi a un uomo che non ha mai visto un'aurora, il viso di un bambino e l'amore negli occhi di una donna. Date il mio cuore a una persona che per esso ha patito infinite sofferenze. Date i miei reni a chi è legato ad una macchina per sopravvivere. Se dovete seppellire qualcosa, seppellite i miei difetti, le mie debolezze e tutti i pregiudizi contro i miei simili. Se volete ricordarvi di me, fatelo con una buona azione, con una parola di conforto per qualcuno che ha bisogno di voi. Se farete tutto ciò, vivrò per sempre. Questa è una preghiera che hai estrapolato dalle tante lettere, dalle tante storie, dai tanti scritti del diario che avete all'interno dell'hospice. Questa era contenuta nel diario, infatti tutto quello che era contenuto nel diario l'ho scritto in corsivo, cioè sì. Le lettere con la data, senza firma ovviamente, perché abbiamo voluto mantenere l'anonimato, anche se alcuni personaggi importanti, come dicevo prima, lo scultore, il primario intellettuale, sono conosciuti a Mantova e lo scultore anche altrove sicuramente, perché è un personaggio importante. Ho deciso di omettere i nomi, per cui ciò che si trova in corsivo nel libro è estrapolato da lì, ovviamente veduto, in certi casi corretto, tolti alcuni elementi che potevano far riconoscere i pazienti. Tra l'altro sul tema del dono, del dono degli organi anche, che comunque è uno dei modi per sopravvivere alla morte, cioè non solo nel ricordo si sopravvive alla morte, ma anche con la donazione degli organi, c'è la storia, c'è una lettera molto, una lettera struggente della figlia di una paziente
alla quale viene chiesto, cioè alla famiglia di questo paziente viene chiesto di poter donare le corna della mamma che è morente, che è malata terminale. Quindi c'è, diciamo, in un primo momento la ribellione di questa figlia che dice delle cose bellissime, ma insomma devo donare gli occhi di mamma che mi hanno, che capivano subito guardandomi in un secondo quello che stavo pensando, e gli occhi che vedevano la macchia sulla maglietta, che mi dicevano che mi ero dimenticata di fare una commissione, gli occhi che mi guardavano amandomi. Poi invece si lascia convincere a questa donazione di corne, proprio pensando che in questo modo sua madre potrà sopravvivere, sarà uno dei modi che le concederanno di sopravvivere, quindi è molto bello il tema del dono. Ovviamente faticoso come tutto il resto, perché insomma io ho cercato di rendere in modo leggero, anche a volte in certi punti anche ironico, sì, è vero. Un tema che è gravoso, non possiamo dirci di no, però vale la pena scendere in questi abissi, secondo me. Stai all'interno dell'hospice dell'azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova, immagino che tu, Elena, stia facendo un percorso importante, stia imparando molto e credo che anche magari la propria fede si ritrovi accresciuta, rafforzata. Sì, proprio per questo motivo che vi dicevo, perché se questi malati con così pochi giorni davanti, poche ore a volte, e i loro familiari riescono a sperare, riescono a chiedere a Dio, riescono a dire ai propri familiari ci ritroveremo nell'aldilà, ci ritroveremo un domani insieme, allora mi sembra per tutti noi, anche che non siamo malati o comunque che prima o poi passeremo da questa porta stretta, mi sembra che per tutti sia doveroso sperare, cioè è un dovere, direi che è quasi un dovere, speriamo tutti. Certo, allora vorrei consigliare questo libro a tutti gli amici che ci seguono, edito dalle Paoline, La notte può attendere, a firma di Elena Miglioli, che ringrazio per essere stata con noi quest'oggi. Beh, ti auguriamo di continuare in questo tuo cammino, in questo percorso di vita importante, perché no, magari ci ritroveremo alla tua prossima pubblicazione, alle prossime storie che vorrai raccontarci. Grazie di cuore Elena e un saluto a tutti coloro che collaborano, a tutti gli ospiti dell'Hospice di Mantova. Grazie ancora. Grazie a voi.